Vaccini sì, vaccini no. Oggi siamo andati a chiedere agli isolani la loro opinione riguardo a questo argomento. Ecco a voi le risposte. Lei si vaccinerebbe? Io già ho fatto domanda di prenotazione online, quindi sì, sicuramente. E non ha paura dei vari rischi legati al vaccino? No, non ho paura, mi fido della sanità mondiale, della sanità italiana. Ho sempre fatto i vaccini, continuo a farli. Certamente spererei di prenderne qualcuno più accreditato, diciamo così. Però, date le situazioni, non è che posso... Devo capire, date l'età, che quelli più accreditati è giusto e opportuno che li diano a persone più anziane, più, che abbiano più patologie. Purtroppo noi, insomma, tutti gli altri dobbiamo in un certo qual modo rischiare. Lei si farebbe vaccinare? Sono contraria, anche perché sento dire tante persone che sono morte per questo motivo. Per adesso no, poi non lo so. Lei si farebbe vaccinare? Certamente, l'unico modo per uscire da questa situazione tragica è vaccinarci tutti. Naturalmente bisogna sensibilizzare la popolazione, che oggi è spaventata di questi vaccini, e bisogna spiegare che il rischio più grande è quello di non vaccinarci e non uscire mai da questa situazione tragica. E non ha paura delle conseguenze del vaccino e dei vari effetti collaterali? Purtroppo si sa che il vaccino, ma qualsiasi tipo di vaccino, può avere qualche controindicazione. Però il rischio maggiore, ripeto, è quello della pandemia e va combattuto solo in questo modo. Tanto è vero, la storia ci insegna che dalle grandi pandemie siamo usciti sempre fuori grazie al vaccino. Sì, subito mi farei vaccinare, perché dobbiamo combattere, come diceva anche prima il mio amico Stani, dobbiamo combattere questa pandemia che ci sta uccidendo, e per uscire fuori da questa situazione dobbiamo solo vaccinarci. L'unico elemento fondamentale adesso è prenotare e vaccinarci. Si farebbe vaccinare anche con i vaccini di tipo Johnson & Johnson e AstraZeneca? Questa non è una cosa che dobbiamo decidere noi, ma deve decidere il nostro medico curante. Se qualcuno di noi ha dei trascorsi dietro, è giusto che prenda altre strade, altri vaccini. Se invece il medico ritiene opportuno che AstraZeneca e Johnson & Johnson, come tu hai citato, per noi che non abbiamo niente, è buono e giusto che ci vacciniamo. Lei si farebbe vaccinare? Assolutamente sì, e non vedo l'ora che arrivi il mio turno. E cosa pensa della gestione dei vaccini? Guardi, io penso che in Campania, vogliamo parlare della Campania, penso che in Campania stiano andando bene. Comunque i miei genitori si sono vaccinati, mio padre ieri, ultra settantenne, mia madre oggi, quindi penso che al momento stiano andando bene. Lei si farebbe il vaccino? Io non sono né a favore e né contro, ognuno è libero di fare ciò che pensa e cosa vuole nella propria vita, di cosa si vuole far inserire nel proprio corpo. Io non sono a parere che il vaccino curi questo virus, cioè il virus può essere combattuto con il sangue già curato dal Covid, ma il vaccino non credo che possa salvare la popolazione.